Andiamo a preparare una insalata di riso estiva con guarnizione di olive verdi, pomodorini secchi, feta e una selezione di spezie che aromatizzeremo con olio d'oliva e limone. Cominciamo a preparare il nostro pesto di spezie e cominciamo chiaramente dalla spezia più grande, in questo caso il chiodo di garofano, originario dell'isola di Réunion. Cominciamo a pestarli in modo da dargli la parte più fine, ridurli proprio in polvere. Quindi andiamo ad aggiungere i semi di cumino. Il cumino è una spezia originaria del Medio Oriente, ricca di ferro. E adesso continuiamo nella nostra opera di polverizzazione. Andiamo ad aggiungere il pepe di Sichuan, che è una bacca originaria dall'Asia, dal vago sentore di limone, dal sapore delicato. E per ultimo la cannella, che essendo già in polvere andrà a amalgamarsi con tutto il resto. Abbiamo aggiunto per ultima la cannella, originaria dello Sri Lanka. Il motivo per cui ho scelto queste spezie è perché per ognuna di esse abbiamo un sapore particolare che tende a esaltare e insaporire gli elementi di guarnizione dell'insalata di riso. Andiamo quindi a pelare la nostra arancia a vivo, che sarà l'elemento aromatico determinante nelle guarnizioni dell'insalata di riso. Dobbiamo eliminare tutta la parte della buccia, compresa la parte bianca, e quando andremo a sezionarla per tagliarla cercheremo anche di eliminare tutti i semi. Passiamo quindi a tagliare a cubettini la nostra feta. Tendenzialmente, visto che parliamo di insalata di riso, la guarnizione non deve essere tanto grande, ma abbastanza piccola da far esaltare comunque le dimensioni del riso. Andiamo quindi a tagliare il nostro pomodoro secco. I motivi per cui ho scelto questo tipo di guarnizione è perché abbiamo un po' tutti i sentori. Abbiamo l'acido dell'arancia, il profumato della feta, l'aspro delle olive e il sapore intenso ma moderato del pomodoro secco. Andiamo quindi a comporre la nostra citronette usando dell'olio umbro, fruttato medio bio. Aggiungiamo il limone, succo di limone senza semi. Continuiamo ad emulsionare. Aggiungiamo le nostre selezioni di spezie frantumate, ormai ridotte a una polvere. E per ultimo il sale rosa dell'Himalaya. Andiamo quindi a condire la nostra insalata di riso. Partiamo col riso che abbiamo precedentemente bollito, un riso Carnaroli bio. Poi uniamo le arance, quelle pelate a vivo, la nostra feta, le olive verdi e per ultimi i pomodori. Amalgamiamo e quindi aggiungiamo la citronette precedentemente preparata, a cui, se vogliamo dare un tono più aromatico, più fruttato, possiamo grattugiare all'interno della buccia d'arancia. Andiamo quindi a impiattare la nostra insalata di riso. La pressiamo leggermente. Finiamo di decorarla. Anche con un po' di spezie, la nostra polvere di spezie, che ha un profumo stupendo in questo momento.